Ciao bambine, ciao bambini! Oggi vi parlerò della festa della donna e del perché esiste questa ricorrenza. Innanzitutto, bisogna dire che, anche se comunemente viene definita festa, si tratta invece di una celebrazione internazionale. Infatti, la giornata internazionale della donna è ormai celebrata in tutto il mondo. È stata istituita più di 100 anni fa, quando le donne cominciarono ad organizzarsi per esigere maggiori diritti, tra cui il diritto al voto. Avete capito bene, in quel periodo le donne, per legge, non potevano votare, solo agli uomini era concesso questo diritto. Non solo, la maggior parte delle donne non poteva né studiare né lavorare. Doveva rimanere a casa ad accudire i figli e il marito e a svolgere tutte le faccende domestiche. Le poche donne che potevano di solito lavoravano nelle fabbriche dove venivano sfruttate. Infatti, avevano orari di lavoro molto più pesanti e venivano pagate molto meno degli uomini. La scelta di celebrare questa ricorrenza l'8 marzo è stata concordata per ricordare due eventi che accaddero agli inizi del 1900. Il primo avvenne a New York, in un'industria tessile, dove, quando delle operaie decisero di protestare per le pessime condizioni in cui erano costrette a lavorare, i proprietari dell'azienda, per stroncare la protesta ed impedire loro di scioperare, bloccarono le porte della fabbrica, chiudendole dentro. Purtroppo però scoppiò un incendio. Nessuno riuscì a scappare. Morirono circa 130 donne. Il secondo evento riguarda la rivoluzione in Russia, durante la Prima Guerra Mondiale, dove, oltre agli uomini, anche moltissime donne scesero in piazza a protestare contro lo zar. In entrambi i casi era l'8 marzo. Ecco il perché di questa data. Il simbolo di questa ricorrenza è la mimosa, una pianta che fiorisce proprio a marzo. Da quel giorno sono stati fatti molti passi avanti, ma non è ancora abbastanza. Infatti, purtroppo, esistono paesi dove ancora le donne non possono votare e neanche studiare, dove addirittura vengono vendute e trattate come schiave. Questa ricorrenza dovrebbe servire a farci riflettere e a farci capire che donne e uomini siamo uguali, che non esistono lavori da donna e lavori da uomini, ma solo lavori, lavori che tutti possiamo svolgere. Io, per esempio, piloto gli aerei. Che non è corretto che le faccende domestiche spettino solo alle donne, anche gli uomini devono svolgerle. Che non è giusto che le donne debbano ricoprire quasi sempre ruoli secondari e che spettino agli uomini invece i ruoli istituzionali e di prestigio. Che non è esatto credere che gli uomini siano coraggiosi, forti e rabbiosi ed invece le donne fragili, deboli e vulnerabili. Tutti proviamo sentimenti ed emozioni, a prescindere dal fatto che siamo donne o uomini. Che non esistono cose da maschi e cose da femmina. E allora non facciamoci più ingabbiare negli stereotipi di genere. Usciamo fuori dagli schemi e facciamo in modo che finalmente non serva più celebrare la festa della donna. Ciao, a presto!